Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. E ragazzi, oggi 9 novembre 1974 nasce, no, oggi, ieri, nasce la leggenda nasce. E come si fa, dico io, a non amare Alessandro Del Piero? Come si fa? Come si fa? Personalmente, penso che alla Juventus, che in questo scorcio storico, soprattutto ora, manchi di un leader in campo e fuori dal campo, una persona come Alessandro Del Piero sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. Sarebbe qualcosa di eccezionale, perché a noi manca un leader, manca veramente quella figura carismatica in campo e quella figura carismatica fuori dal campo che veramente faccia da personaggio trascinatore. E uno come Alessandro Del Piero, che ormai ha 50 anni, potrebbe benissimo farlo. E questa è una domanda. Non lo so se è lui che non vuole, non lo so se è la società che non vuole, alla quale non riesco a dare una risposta. Ma torniamo, diciamo, ad Alessandro Del Piero calciatore. Io sono cresciuto con lui, perché io sono 4 ottobre 1973, lui è 9 novembre 1974, quindi abbiamo un anno e un mese di differenza. Un anno e un mese, 13 mesi e qualche giorno di differenza. Sono cresciuto con lui. Posso dire che è un fratello. Sì, è un mio fratello. Ti ho visto esplodere, ti ho visto esordire, ti ho visto esplodere, ti ho visto trascinare la Juventus, ti ho visto gioire, ti ho visto soffrire. Ti ho visto anche tanto soffrire. Ho pianto per te quando ho scoperto la morte di tuo padre. Perché quando poi tu ti leghi a una persona, anche se una persona calcistica, una persona che tu non hai mai conosciuto di presenza, una persona che tu non vivi, ma in maniera, diciamo, come cugini, come amico, ma lo vivi così, tramite TV. Il legame c'è, è uguale. Io mi sono legato tantissimo ad Alessandro Del Piero. Ad Alessandro Del Piero mi sono legato tantissimo e veramente ho pianto per la perdita del padre. Ho sofferto quando si è fatto male al crociato e quindi posso dire che Alessandro Del Piero fa parte della mia vita, sì, fa parte della mia vita. Quindi, poi calcisticamente non si discute, uno dei più forti giocatori al mondo, secondo me, soprattutto il primo Del Piero. Il secondo Del Piero purtroppo non è stato all'altezza del primo, perché il crociato rotto lo ha ridotto a livello di potenza, di tutto, lo ha ridotto. Ma il Del Piero, posso dire, non lo so, 1997, quello era un mostro. Quando se la batteva con il fenomeno Ronaldo, erano delle sfide memorabili. Infatti il coro che noi tifosi della Juventus facevamo all'epoca è il fenomeno vero, è Alessandro Del Piero, olè, mi ricordo, perché quel 1997 Del Piero, secondo me, non mi vorrei sbagliare, è l'anno in cui lui veramente raggiunse la sua potenza massima. Era veramente un in stato di grazia. E Del Piero, ragazzi, il gol alla Fiorentina, il gol all'Intercontinentale, quell'aggancio, quel tiro di sinistro,
Del Piero e Del Piero, i gol alla Del Piero, ribattezzati alla Del Piero. E Del Piero fa parte della storia. Io penso che, e non penso di sbagliarmi, i tifosi delle altre squadre, tutte le i tifosi delle altre squadre. Vedete, perché ci sono campioni che sono campioni, però hanno anche, diciamo, simpatie e antipatie rispetto nei confronti delle altre squadre. Ma invece, secondo me, Del Piero non ha antipatie. Secondo me Del Piero è amato da tutte le tifoserie. È voluto bene. È amato magari no, nel senso come lo possiamo amare noi tifosi, quindi, ma ha rispettato moltissimo, perché poi è una persona per bene, una persona educata, una persona intelligente, una persona umile. Io ho avuto qualcosa da dirgli a Del Piero soltanto quando non lo so se è stato l'anno scorso. Per la questione Allegri, perché lui difendeva, non lo so, velatamente Allegri, non lo so, forse magari perché era, diciamo, non voleva, il personaggio non può schierarsi in maniera definitiva. Io l'ho attaccato, e non me ne pento nella maniera più assoluta, assolutamente. Ma questo non toglie nessuno, minimamente, la stima e l'ammirazione che ho nei confronti di questo giocatore, che oggi vorrei tanto alla Juventus, vorrei tanto che fosse alla Juventus con qualche carica dirigenziale, e in modo tale veramente da avere questo leader che ci manca. Perché vedi, Piero è uno che ne capisce di calcio, uno che capisce di pallone. Ci abbiamo messo Chiellini, con tutto il rispetto parlando, per l'amor del cielo, Chiellini è una persona intelligente, una persona acculturata, però a me che lì mi fa antipatia, non ci posso fare niente. Forse perché è un pretoriano di Allegri, e non mi piace, non nutro nulla per Chiellini. Mi dispiace, io sono sincero, ragazzi. Poi può piacere, ma a me Chiellini non piace. Tutto lì, ragazzi, tutto lì. Quindi auguri, capitano, auguri, auguri veramente con il cuore. Goditi questa giornata, goditi i tuoi figli, tua figlia Dorotea, che ha preso dal padre, perché tua figlia Dorotea è, calcisticamente parlando, è, diciamo, portata per questo sport. Tobias, il grande, e poi il secondo non mi ricordo, il terzo non mi ricordo come si chiama, mi sfugge il nome. Comunque, la moglie Sonia, conosciuta in una boutique. E che vi devo dire? L'ho visto giocare a Del Piero, l'ho visto giocare in finale di Champions League a Roma nel 96, l'ho visto giocare nel 1997 contro l'Ajax a Torino nel 4-1 contro l'Ajax, quando segnò Zinedine Zidane, altro grande campione, e ho avuto la fortuna di vederlo. Non ho avuto mai la fortuna di incontrare un calciatore, magari per un autografo, per farmi firmare qualche maglietta, qualche cosa. Non l'ho avuto mai questa possibilità. Ma il mondo è piccolo, chi lo sa, un giorno possibilmente avrò la forza, la fortuna di stringergli la mano. Comunque, caro Alessandro Del Piero, ti voglio bene. Ti ammiro, ti stimo, ti voglio bene. Spero che tu entri in società. E continui l'avventura alla Events fino alla fine. Ma se ci incazzate, fino alla fine, forse io.